grazie a me. Grazie al Signore, sorella. Io ti Al Signore deve essere riconoscente, non a me. Al Signore, Dio ti benedica. Entri dentro la chat, sai cosa devi fare, va bene? Entri dentro la chat del gruppo e voglio vedere quello che fai adesso, va bene? Anche su di lui. Va bene, ciao. Chiudi sorella, chiudi perché mi viene male a chiudere. Ciao, chiudi. E chiudi perché mi viene male a chiudere. Ok, perfetto. Devi andare da papà a Natale, sì, c'è andato fratello James, è guarito completamente. Adesso va da papà ed è guarito. Gloria a Dio. Sorella Angela, Dio ti benedica. Il Signore ti benedica, sorella Angela, vieni, sali. Pregheremo per lui. Ho avuto un po' di cose da fare,
Gianfranco. Pronto? Pronto, poco fa. Ciao. Poco fa ero in live e non potevo rispondere, scusami. Poco fa ero in live. Allora, no, niente, ascoltami, io ti mando domani. Va bene. Ti riesco. Va bene. Te lo mando in privato. Ok, d'accordo, ok. Va bene. Ok, ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Sono davanti in Italia. Allora, non riesco a aspettare a chiudere io. E io pure. Aspetta. Chiude, chiude tu, chiude. Così. Bene. Bene sorella, fai una bella preghiera e prega per Gianfranco che è qui, che sta salendo. Raffaele Castaldo 531, salve Angelo, niente ancora. Tranquillo Raffaele, tutto è nelle mani del Signore, io sto lavorando qui in Germania. Tu dove ti trovi Raffaele? Dov'è che ti trovi? Raffaele Castaldo, scrivi, dove ti trovi tu? Adesso sto entrando con l'altro gruppo di TikTok, che si sente meglio. Io non vedo nessuno, lo fratello Angelo. Sì, adesso entro. Non vedo nessuno, non sento, non vedo messaggi, non vedo niente. E come mai sei bloccata? Allora? Aspetta, può essere che lì sei bloccata, aspetta che guardo come. Aspetta che guardo come sei combinata. Aspetta. Sì, aspetta che io apro l'altro profilo adesso, che voglio fare qui.
Raffaele Castaldo 531, sei da Cerro, provincia di Napoli. Che bello, questo Napoli è bellissimo, questo Napoli. Gloria a Dio, alleluia, gloria a Signore. Sono aperto con qualche profilo, Angelo Fiume 53. Se si sente male in questo profilo, passate tutti nel profilo Angelo Piccone 53. Marci, bene, gloria a Dio, passa nel profilo Angelo Piccone 53, che ho aperto adesso. Passate tutti nel profilo Angelo Piccone 53, se si sente meglio. Gloria a Dio, gloria a Gesù, alleluia. Santo, santo, santo sei Signore, Dio dell'universo. Grazie Padre ancora per stasera, per Natale che tu hai guarito Natale, Signore. Ti ringrazio Padre per Natale. Buonasera Giuseppe Scepis, gloria a Dio, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Santo, santo sei Signore. Alleluia. Alleluia, Signore. Benedici, Signore. Allora, a tutti quelli che in questo momento hanno bisogno, Padre, benedici Giuseppe Scepis, la sorella Angela, Marigi Pene, Raffaele Castaldo, ancora Rosa Mario Travi, benedici ancora a James Franzo, 301, benedici Signore ancora tutti quelli che stanno per entrare. Gloria a Dio, Signore, benedetto sei, Signore, gloria al tuo nome, Signore, alleluia, gloria, 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 gloria al tuo nome, Signore, grazie, Padre, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, ti ringrazio, Padre, alleluia, alleluia, alleluia. Gianni, se ti ho fatto un moderatore anche in questo profilo, va bene? Cerca di passare nel nostro profilo che si sente meglio nell'altro, che sono aperto, Angelo Piccone 53, dove ero ieri. Gloria a Dio, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Raffaele, passa nell'altro profilo, Mario Testardi, 520, passa nell'altro profilo, Angelo Piccone 53. Dio ci benedirà senz'altro, perché si sente meglio e possiamo gestire tutto ancora più meglio, nell'amore e nella grazia del Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, grazie, Signore, per quello che tu stai facendo, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia, alleluia. Grazie, Padre, per questa gioia che tu stai facendo, Signore, alleluia. Meraviglioso sei, Signore. Alleluia. Grazie, Padre, come tu stai benedicendo a tutti, Signore. Alleluia. Alleluia, Signore. Grazie, Padre. Ti ringrazio, Padre Celeste, per ogni cosa che tu stai dicendo. Magi bene, gloria a Dio, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, grazie, grazie ancora per Raffaele Castaldo, ci vogliono sermone, non so come fare. Allora, sai come devi fare? Mentre tu esci di qua, cerca Angelo Piccone 53 nel profilo di questo TikTok. È semplicissimo, come se fosse che cercassi una pagina in internet. Semplice. Appena esci di qua, come sei entrato qua, entri nell'altro. Angelo Piccone 53. Semplice. Tranquillo. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Padre, per questa gioia che tu ci stai donando. Lidia Russo, sei sicuro che hai questo dono di guarire? Lidia Russo, io non ce l'ho dono di guarire. Chi te l'ha detto che c'ho dono di guarire? Chi guarisce Gesù, non io, Lidia. Ti sbaglio.
sbagli, io non ho doni di guarire, ti sbagli di troppo. Gloria a Dio, alleluia, gloria a tuo nome, Signore. Grande sei, meraviglioso sei, Signore. Grazie, Padre, per quello che tu stai leggendo ancora per Natale, che tu hai aiutato a superare tutti i suoi problemi, Padre. Grazie, Padre, ti ringrazio, Padre, per quello che tu hai fatto e quello che farai ancora. Nel nome santo del tuo figlio Gesù, grazie, Padre, alleluia, gloria a tuo nome, Signore. Alleluia, gloria, 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 gloria a tuo nome, Signore, santo, santo, santo sei, Signore, alleluia. E Padre Santo, mentre siamo qui stasera tutti riuniti, fratelli e sorelle, possiamo venire a te per proclamare la tua gloria, per proclamare la tua vita, per proclamare la tua gloria in tutto questo programma di TikTok e anche Facebook e anche Instagram. Ovunque noi ci colleghiamo, Padre, portiamo la pace in Cristo Gesù, che tu l'hai benedetta in eterno. Padre, benedici ancora la sorella Angela che sta curando questi zii, che gli aiuta la sera. Padre, benedici il Signore che possa trovare grazia sia lei che tutti questi signori che sono vicino a lei. Ti ringrazio ancora per James Franzo 301 che è passato anche in questo profilo. Natale Quattrecchia dice: mi assicuri che mia figlia tornerà sulla giusta via? Certo che ti assicuro, Natale, come vero Dio, come vero Dio te lo assicuro che tornerà sulla retta via, perché sto pregando, guarda, e sto segnando anche il nome di tua figlia, guarda, sto segnando anche il nome di tua figlia, aspetta che ti prego. Perché la segno, perché stanotte prima che vada a letto faccio la preghiera e domani faccio la preghiera. E quando mi prendo un impegno, quando mi prendo un impegno lo porto a termine, sorella Natalia Squartecchia. Allora, sorella Natalia Squartecchia. Pistola vibratore per guarire le distorsioni muscolari, questo non dimenticherai mai, va bene? Ok. Allora, c'è Sonia Gribbi, un attimo, non abbiamo finito, c'è Sonia Gribbi che dice: ma lei di che religione è? Io non ho nessuna religione, io ho rifiutato tutte le religioni, perché chi mi ha guarito è Gesù, non le religioni. Non faccio nessuna religione, io faccio solo quando Gesù mi ha guarito, ho promesso a Gesù di salvare tutto il popolo di Dio, e anche quelli che non hanno accettato Dio, anche quelli che l'hanno bestemmiato Dio. Hai capito, Sonia Gribbi? Se l'hai capito scrivi sotto se l'hai capito, se no altrimenti fra poco sei fuori e non potrai entrare più qua dentro, a vita. Scrivilo, ti do 5 secondi.
capire la realtà di Dio. Dio non fa religione. Quando è venuto Gesù non ha detto: voi religione evangelica, voi cattolici, voi buddista. Non ha detto questo. Gesù ha detto: andate per il mondo e fate i miei proseliti. Avete capito? Quando vi domandano che religione siete, dovete dire: noi apparteniamo a Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Non apparteniamo né a un uomo e neanche alle religioni. Poi fate come volete. Voi potete seguire un uomo, potete seguire un uomo e stare nel mondo ammalati e nessuno vi guarirà. Gloria a Dio. Bene, adesso ho il mal di testa, dice Vale. Vale, non ti preoccupare, ciò che sto facendo a lei, parla anche tu, Vale. Se hai il mal di testa, inginocchiati e butta tutti i peccati ai piedi di Gesù. Immagina Gesù davanti a te e cominci a confessare da sola, tranquilla. Nessuno ti vede e diccelo chiaro, tanto nessuno ti sente, Vale. Diccelo: Signore, ho fatto questo. Lo devi nominare, che sei sola, non hai nessun problema. Nessuno ti sente e dice: Signore, ho fatto questo. Ho fatto questo peccato. Guariscimi. Fai che questo peccato vai per te. E mentre fai con la mano così, di questa stanchezza, e li butta ai piedi di Gesù. Dove immagini che sia Gesù? A destra o a sinistra? Dove? Ai piedi di Gesù. E poi di nuovo: Gesù, ho fatto questo. Ai piedi di Gesù. Hai capito? Buttali tutti ai piedi di Gesù. Tutti. Vale. Valentina, se mi senti, prima della sorella Rita guarisce. Perché ieri ho iniziato con te, ti ho benedetto. Senza che tu lo sai, mentre ci siamo salutati, ieri sera ti ho benedetto. E forse guarirai prima di Rita. Dai, fallo. Gloria a Dio. Alleluia. Bene, Rita. Allora, noi proseguiamo il viaggio. Vale, può darsi che non c'è. Ha lasciato il messaggio, può essere che è andato a fare qualche commissione, se no avrebbe scritto. Gloria a Dio. Allora Rita, adesso dobbiamo noi svuotare completamente quella stanza, va bene? Per svuotare quella stanza, vedi il tuo paziente già mi sta gratificando, vedi che ti sei messo delle mani così, vedi, questo è il segnale che ha capito la gestualizzazione della vita che stai acquisendo. Hai capito? Già mi comunica con lui i gesti che io ho fatto, due servizi alla tua persona. E lui mi gratifica e mi dice: bravo angelo, bravo, bravo angelo, stai aiutando, riduce la mia piccola. Sai chi è questo qua? Apri bene le orecchie. Riduce il tuo angelo. Però non lo dire a nessuno, hai capito? Lo devi chiamare Riduce, e nei momenti che sei disperata, proprio disperata, chiama. Chiama e parla con lei. Tutto ciò che tu vuoi, lei te lo fa vedere. Ma non gridare così in mente nel momento della disperazione, perché ciò che gridi, quest'angelo te lo dà. Se gridi maledizione, ti dà la maledizione, hai capito? Ecco perché ti sei ammalata, hai capito? E nella disperazione gridavi, non sapevi cosa gridare, e quest'angelo, ciò che gridiamo, lui è così bravo, ti vuole bene e te lo dà.
Allora, oggi in poi devi pensare sempre che sei guarita. Donatella, ti ha risposto Fabio? Sì, sì. Poi l'importante è che è vivo, perché io questa notte non ho chiuso l'occhio per voi, sai, Donatella, amore mio. Io vi amo con tutto il cuore. E quando qualcuno mi manda vicino, io non dormo più la notte. Come mi sto innamorando con Rita, adesso Rita mi sono innamorato di te. Posso innamorarmi di Gesù? Gloria a Dio, dirlo, sì, sì. Ah, Alessandro è qua, entra Alessandro. Entra Alessandro. Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Ciao, buonasera. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Allora stasera abbiamo avuto... Sono tornato. Sì, ma da quando sei tornato? Perché non so a che punto sei arrivato con Rita. A che punto sei arrivata con Rita? Da tanto che sei qua oppure da poco? No, no, appena adesso sono entrato. Ah, allora? Adesso. E allora ti accenno qualcosa. Rita era sofferente dello sfusato, della cervicale e del mal di testa che aveva qualche settimana che non dormiva. Ti saluta Donatella, Davide e alcuni altri. Ciao. E Tina dice ti amo tanto, fratello, sì, Tina, anch'io ti amo, è l'amore del Signore e stasera ti guarirò in bocca a Tina. Allora, Rita, allora dobbiamo buttare tutti questi peccati che sono nell'inverno qua, guarda. Li vedi qua? In questa posizione tu devi fare quando si dice ad occhi chiusi, già sai dove sono, con la mano destra, perché lì in questo caso mi vedi all'incontrario, capito? Tu devi alzare la mano destra e ti metti così, alza la mano destra e ti metti così, così, bravo, perché quando te lo dico io, entri dentro il tuo corpo, vai nella testa e butti tutti i peccati che sono dentro nell'interno di questa stanza. Davide, perché non vuoi terminare i commenti? Aspetta che guardi, può darsi che ti sei cancellato amministratore, aspetta che guardi. Amministratore, guarda adesso. Fabio. C'è Fabio, che piacere, è un bel giorno che Fabio manca, e ero così in pensiero che proprio desideravo sentire qualche cosa, come infatti ho detto a Donatella, vedi un po' cosa è successo. Allora Davide, riesci a vedere i commenti? Allora, prova se puoi eliminarli adesso. Non sono stato molto bene, non me lo immaginavo, ma ti ho detto di telefonarmi quando non stai bene. Te l'ho detto, ma perché non... Se vi dico chiamatemi, quando... Rita, per favore, quando stai male chiamami, va bene? Così, bravo. Ok. E se ve lo dico, chiamatemi, se non volete disturbare, fate un messaggio.
non appena in WhatsApp, io guardo tutti i messaggi, in WhatsApp scrivetemi, se non volete disturbare, scrivetemi. Io quando guardo, certamente se sono nella live, durante il tempo che sono nella live non posso guardare, però come finisco da un tratto all'altro. Il numero di WhatsApp si trova qua su TikTok, sull'account. Ma anche che non si trova là, basta che vai che cerchi Angelo Piccone in Facebook, già nella biblioteca c'è il mio sito, copi il mio sito in internet e lo va. Poi c'è un biglietto che c'è tutto, sito, telefono. Okay. Il telefono è tedesco, però non chiamare, te lo paghi tu e io pure. Basta che metti il WhatsApp, se non ti funziona il WhatsApp, perché ho avuto problemi quando sono andato in Italia, ho fatto gli aggiornamenti e si inseriva il numero della Germania e quelli italiani non mi potevano aggiungere. Ora può darsi che mi potete aggiungere, se non mi puoi aggiungere fai così, vai nel mio profilo Facebook e guarda che se non sei amica mi dai l'amicizia e ti aggiungo, e poi nel primo link ci ha messo il link per entrare nel gruppo WhatsApp, entri nel gruppo WhatsApp e clicchi nella mia foto e te ne vai in privato, va bene, però se sei nel gruppo, okay. Sii gentile Rita, guarda tutto ciò che ci sono lì, ci sono i miei assistenti, va bene, magari fai un po' di confidenza con loro, perché quando sei là dentro ti nomino anche assistente anche a te, perché adesso tu come hai guarito te, puoi guarire gli altri, va bene? Ok, non di rosso sacro solo, e non della cervicale fuori, tutto puoi guarire, hai capito? Ok. Ok. E adesso? Ok. Adesso dobbiamo fare di buttare i peccati per terra, al tempo di Gesù. Come si fa? Te lo spiegate. Per gli occhi, l'immagine di Gesù sempre dove era prima, perché ti viene più facile, e mentre chiudi gli occhi ti abbandoni nella preghiera, come sai tu. Se possibile alza la voce perché vogliamo sentirla. Non per noi, ma perché stiamo registrando, hai capito? Della gente che sono in TikTok, in Facebook, la registrazione del tuo anche va in tutto il mondo e poi tradotto in tutte le lingue e tutti possono guarire. Specialmente che c'è una sorella che è da 20 anni che soffre il mal di testa, soffre l'insonnia, ed è Maria Cristina, che è una vita che la conosco e purtroppo non l'ho voluto capire di poter guarire. Ti dico di chiamarmi in passato e non lo vuoi capire. Se dico di chiamarmi, vieni messaggero e non lo vuoi capire. Ogni tanto mi scrive, voglio uscire da queste mie problematiche, però non l'avevo mai. Spero che adesso l'ho capito di chiamarmi Maria Cristina De Marco. Buonasera, buonasera, grazie per buonasera. Chiamami in messaggero oppure in WhatsApp scrivendomi. Sono qua, Angelo, fratello Angelo, hai capito? E ti guarisco quel problema che hai. Bene, allora chiudi gli occhi, mi dica, chiudi gli occhi, immagina Gesù vicino a te e mentre immagina Gesù piangi e sorridi. Piangi e sorridi, piangi e sorridi, e butta tutti i tuoi peccati ai piedi di Gesù. Tutti, nessuno escluso. E mentre con il tuo doppio spirito ti sdoppi, entri dentro la tua testa, proprio dove ti ho detto io, e con la mano del tuo spirito entra là dentro e butti tutto ai piedi di Gesù. E stai entrando dentro, sei dentro la testa, prendi tutto quello che vedi, e tu lo sai i peccati che hai fatto, solo tu lo puoi sapere, tu sai i peccati che hai fatto, prendi tutto quello che vedi.
questa sera vedrai la gloria di Dio. Vedrai la gloria di Dio. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Così, bravo, tutti. Guarda che ci sono alcuni problemi. Così, brava. Davide si è riuscito ad operare come moderatore oppure ancora no? Così, tutto nel piede di Gesù, tutto. Così, brava Rita che dai ci stai. Guarda, ti è venuto anche il colore nel viso, guarda. Oggi sera sembravi proprio distrutta. Come una figlia te lo dico, guarda, mi fa piacere che ti è venuto il colore nel viso. Stai diventando così bella. Non che non eri bella, avevi un colore marrone scuro, troppo scuro. La tua aura era distrutta da quel mal di testa insopportabile. Solo che stanno facendo una guarigione a Rita. Allora Davide, stasera o domani faccio l'aggiornamento del TikTok, sicuramente c'è qualche problema, non ti preoccupare, domani faccio l'aggiornamento e sicuramente si toglierà. Tutto è pieno di Gesù, tutto. E tu lo vedi quando non c'è più niente là dentro in quella stanza dove sono tutti i peccati. Già ti sentirai meglio, anche il colore del viso è diventato più chiaro, completamente. Guarda, sei nella pace, nella gioia divina. Se in questo momento ti guarderesti allo specchio, ti vedessi proprio al naturale nella felicità del corpo e della mente e dello spirito. Così, brava. Tu come te ne sei accorto dell'osso sacro che te l'ha guarito? Così te ne accorgi che non c'è più niente, lo vedi, tu lo vedi che non c'è più niente, perché sei dentro in te, con il tuo spirito che Dio ti ha dato. Quando sei sicura al 100% che sei vuota completamente, esci fuori da là dentro, pensa che un camion dei pompieri, lo vedi, vicino a te. Uscendo prendi il tubo dell'acqua, chiudi la finestra principale e apri quella del camion. Torni dentro insieme con quel tubo, tranquilla, con la tua mente puoi fare tutto. Entri con quel tubo da dove vuoi tu, dal naso, dalla bocca, dagli occhi, dalle orecchie, non importa, o ti imbatti dove vuoi tu. Entri con quel tubo, apri l'acqua e purifica quella stanza, perché quando l'hai pulita per bene, hop, entra lo Spirito Santo di Dio e dimora su di te. Pronta? Vai, pulisci. Non ti preoccupare dell'acqua che scorre su di te, quella è acqua benedetta, che benedice tutto il tuo corpo. Maddalena, puoi farlo anche tu in questo momento, prendi il tubo, occhi chiusi, butti tutti i tuoi peccati ai piedi di Gesù, tu lo sai che ormai sei una missionaria, butti tutti i tuoi peccati.
Maddalena, poi prende un tubo, immagina vicino a te un bagno, e poi prende il tubo, entra dentro di te e pulisce tutta la stanza. Fallo, che tu sei abbastanza brava, abbastanza intelligente. Maddalena, mamma, Angela. Sì, tutto ok. Tutto
controllare. Sì, allora Maddalena non sente neanche l'acqua per il forte caldo. Allora guarda che tu sei una sensitiva di quella forte. Guarda che tu hai una potenza, sorella Famà.